Democrazia interiore, dunque, qual è il processo di cui stiamo parlando? È un processo di armonizzazione delle differenze interne. Così come io desidero armonizzare le differenze verso l'esterno, basando il mio progetto cooperativo su un'armonizzazione di talenti differenti, mi devo chiedere come queste differenze, lasciate differenti, anzi, stagliando massimamente le differenze, possono di fatto creare armonia interiore ed esteriore. Non possiamo dichiararci cresciuti se non abbiamo fatto questo lavoro nella nostra interiorità, nella nostra interiorità e oscurità. L'io testimone è una figura eterica che se non viene formata, ma veramente viene formata. Io, questo è un lavoro che conduco con tantissime persone, molte persone credono di aver fatto questo lavoro di creazione del testimone, di formazione del testimone, e non ci sono neanche arrivate vicino. Eppure non è così difficile. Ma dobbiamo dircelo chiaro e tondo, che se noi non facciamo un lavoro nella nostra oscurità di integrazione, di armonizzazione, di trasmutazione, che con una figura eterica come quella del testimone possiamo fare, noi non possiamo arrivare a definirci noi genitori di noi stessi, cioè capaci di essere più adulti delle nostre parti infantili. Quindi non si sviluppa in noi la nostra parte adulta, che deve essere quella genitoriale, di padre e madre. Tutte e due queste caratteristiche, ovviamente, che siamo donne o uomini, non cambia. La paternità e la maternità devono appartenere al nostro stato adulto genitoriale. Solo questo passaggio ci fa passare ad essere governatore della mia interiorità. Se io non sono, riesco a essere manco un genitore della mia interiorità, figurati se posso governare. Sarò uno che gridando e urlando, spaventato, si muoverà nell'interiorità, sentendo di essere altro che un governatore, ma uno che non riesce a dominare e a farsi ascoltare dall'interiorità. Questo è un processo individuale che, se manca, non può aprirci alla cooperazione. Se noi non rimediamo alla concorrenza, alla conflittualità interna, stabilendo una democrazia interiore, una cooperazione interiore in cui le minoranze non vengono trattate come minoranze, vengono ascoltate come le altre. Non c'è un discorso di maggioranza nello spirito. C'è un discorso di ascolto, di compenetrazione e di integrazione di queste forze. Quindi la democrazia adesso o è totale o non è democrazia. Democrazia interiore e democrazia esteriore, ottenuta solo con questo passaggio, piccolo passaggio propedeutico. Il presupposto dunque della cooperazione evolutiva è la consapevolezza della reale natura dei bisogni umani e bisogni spirituali. Io non posso organizzare la mia interiorità se non ho la capacità di ascoltare e comprendere i propri bisogni, i bisogni delle parti interiori che andiamo a incontrare.